In telecronaca diretta ho detto: quando incrociate le squadre abruzzesi trovate un piglio in più. Ricordo l'anno scorso eravamo in diretta con quella promozione ottenuta alla Ragona di Vasto, Presidente. Sì, ma no, non è una questione di abruzzese, è un po' nel nostro DNA. Noi oggi dovevamo giocare la partita per vincerla o quantomeno non perderla. E mi dispiace che gli amici aquilani che sono venuti qua invece che dovevano vincere la partita. Siamo arrivati a un momento particolare del campionato, ma loro hanno fatto la loro partita, noi abbiamo fatto la nostra. Alla fine un pareggio, secondo me, per quello che si è visto in campo e quello che è un risultato giusto, insomma. Primo tempo dove avete dimostrato di essere più in palla, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Forse all'Aquila è pesata un po' la questione appunto di testa nell'andare a trovare uno spiraglio che invece poi non è arrivato. Nel secondo tempo più sofferenza, però poi alla fine avete retto alla grande. L'Aquila è stata aggredita dai nostri ragazzetti, perché voglio sottolineare che comunque buona parte di questi ragazzi sono tutti molto giovani, un centrocampo giovane a parte Scoppa, li abbiamo aggrediti alti, l'avevamo preparata bene la partita, non dovevamo farli giocare e così è stato. Abbiamo visto che comunque hanno delle grandi individualità e il nostro modo per poterli fronteggiare era proprio aggredirli su tutte le palle. Secondo tempo magari sarà stato il risultato che arrivava da Campobasso per loro, quindi hanno giocato meglio. Meglio, credo, e noi siamo stati bravi ad attenderli. Un messaggio, Presidente, ai suoi tifosi, cosa promette per il prossimo anno e soprattutto se vuole fare i complimenti alla vicina Campobasso. Faccio i complimenti al Campobasso, vittorioso del campionato, credo che abbia dimostrato di meritare questo campionato vincendo le partite più importanti, ma io sono con gli occhi e con la testa concentrato sul Termoli, perché questa volta mi godo questa salvezza arrivata senza spareggio. È il messaggio ai miei tifosi, a tutti i sostenitori del Termoli, che li voglio bene e che oggi mi hanno dato motivo di grande orgoglio, hanno riempito le tribune, alle curve, quindi bellissimo. Grazie Presidente e complimenti per questa salvezza, meno sofferta rispetto all'anno scorso. Assolutamente, ma questa è un'altra squadra però. Assolutamente sì, ed è merito suo. Grazie.